Y me loga su aparati ai monta. Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto, vi preghiamo a pace e a salute, posto che è il primo filmetto di l'anno. E casca proprio bene che qui siamo in Cutoli e Gurticciato, allo scontro di paesani gutulesi. E siamo allo scontro dunque qui stamani di Francesco Matteo Scarbon, che è un paesano che ce l'ha stata presentata dopo. E un filmetto appena particolare che sono in compagnia di noi di Bastiano Ciappini, professore di corso al Liceo Letizia, che ha voluto partecipare a sua maniera. Bon, prima di tutto, andiamo a presentare Francesco Matteo. Francesco, presentati appena in qualche parola. Allora, io sono un paesano, sono cutuleso, e sono nato qui in Cutoli, ho sempre campato qui, lavoro qui e voilà, il mio paese mi piace assai e sono veramente attaccato al mio paese, i nomi di Locchi e tutto questo fare qui. E dunque, Bastiano, tu spiegaci la tua andatura d'oggi. Allora, io vengo qui dunque, con una scuola di prima di Liceo Letizia. Allora, ho sottoscritto appena l'impegno di la Soggio di Meloga, che fa tanto per la toponimia e la salvezza dei nostri luoghi. E dunque, noi siamo sottoscritti appena dai quattro muri della scuola, per bere sopra loro, veramente questi luoghi, e per giustamente andare allo scontro di gente che ci può insegnare, come Francesco Mattei che è qui e che noi ringraziamo di insegnarci tutto qui. Dunque, quanto sei tu scolare oggi? Allora, qui so d'origine, e dunque so qui perché di noi abbiamo sfruttato i film fatti dai Meloga e che tanto hanno dato un'idea di come li si vagiano per fare i porco, per fare l'umano. Dunque, ti capito che ne sai di appena quelli che hanno intervistato i paesani, poi andiamo subito allo scontro di Cutulizia. Andiamo! Allì. In un paese verdurino, campa sempre il darimito, chi mi canta l'amore e un segreto di amemina. Buongiorno, amministro studio, porta un nome. Su luogo si chiama Casaccia e voilà, c'è un vecchio casino dove stava nella gente qui. E, quando era mezzite era più pulito, non c'era mica tutti si la maglia e giocavamo in rente c'era lo sciaminè, c'era tutto. Stava nella gente e campavano qui. C'è stato gente qui che campava? Campavano qui, lavoravano qui, avevano i suoi animali, i suoi orti. Facciano il pane, c'era un couvore. Dunque, voglio sapere come si chiama questa pianta. Questa pianta qui si chiama nebita, è una pianta che gli anziani l'hanno sempre conosciuta, è sempre servita, e a volte si cucina, ma si sente chi la conosce e che la mette in da cucina. Allora, la mette anche a carri, un po' dappertutto. Allora, a nebita. Allora. Qual è il nome di questa pianta e a chi serve? Beh, in francese questa pianta si chiama l'ombilique de Venus e in corso qui in Cutoli la chiamiamo abaiocola. Voilà, una pianta grassa e voilà, anche d'estate sempre verde. Voilà, e certa mangia in ancuvresco, insalata così. Appiccica questa pianta? Questa pianta qui, appiccica, hai ragione, si chiama in corso la piccigamana, per in Cutoli la chiamiamo così, la piccigamana, perché si appiccica, anche i panni, anche l'animale quando li passano si appiccica, la chiamiamo così, la piccigamana. E questa come si chiama? Questo qui è usopravrasca, in francese si chiama le chèvrefeuille, e lo chiamano usopravrasca perché è sempre nante qui d'altri arbori e piante, passa sempre sopra. Mi vengo qui di Brano, questa pianta faccia babaccio, come si faccia? Allora, nella questa pianta di Brano c'è un insetto verde che si assomiglia a una cimicia e faccia la sua babaccia e sta in rento e faccio il suo nido in rento, voilà, e cresce in rento, voilà, e sta in tuo muccio, voilà, e mucci ce ne pareti. E c'è in c'è qui su qui un muccio. O muccio nero chiamano, che hanno i fiori un po' rossicci, e dopo c'è un muccio bianco che faccia una mica le stesse casce, sono più fine, e faccio i fiori bianchi, e già da mezzo.
D'accord. Voilà. Qui ci sono i due mucci. In coda di noi, e c'è una specie di pece da là. La storia i sovistighi, lampadiera di tradizioni, fin di fiumi di passioni. Qui, qui è su Petrigaglio, chi è? Su Petrigaglio, bon, qui siamo in un luogo che si chiama i Castedà, è un piano, di vicino al paese, hanno sempre cuidato gli animali, piuttosto in guerra, non di verano, ma piuttosto in guerra, qui ti ne hanno i sameli, i muli, e voilà, noi li avevamo di po' una ventina d'anni, quando non li abbiamo pigliati, era tutto brutto, tutto ammacciato, li tutto pulito, tutto usato, bon, e continuiamo ancora. Ancora, tutti gli anni c'è un lavoro, poi intrattenere. E su Petrigaglio l'ho sempre conosciuto. E allora, si chiama un chiostro a ledo, per staccare l'animale, perché disegna un po' alla scosa, che disegna. Allora, staccati, ma esattamente perché non so mica. E allora, perché c'è un tavolo qui ha messo a un monte? Allora, su tavolo è un affare naturale, voilà, l'ho sempre conosciuto. E l'acqua, vento. Che faccio che dopo i monti si facciano così. Donc, in dove ci troviamo qui? Allora, qui ci troviamo in un luogo che si chiama I Castedà, è un piano che è sopra il paese, è un luogo che nell'antica hanno sempre cuidato gli animali, che dicevano dei brani, ma ancora in guerra, cuidavano i sameli, i muli, e stavano qui. E di un luogo che aveva, noi l'avevamo tipo una ventina d'anni, tenivamo i vacchi in rento, e quando l'avevamo pigliato era tutto brutto, tutto ammacciato, e l'avevamo pulito, veramente bene, pulito, usato, accolti i petri, e voilà, e poi tutti gli anni ci ho continuato a intrattenere, e voilà, è un luogo che mi piace assai. È un luogo pastoreccio, infatti. Esattamente, è un luogo, pastoreccio. Poi c'è di nuovo un pezzettino grande, c'è un fascio che era usato, e li piantavano, e boh. Babbo mi ha detto che li piantavano anche i pomi e facevano l'orti, ma piuttosto verso un mese di marzo, perché dopo mi c'è l'uomo in armonia con la vera di prima a vita naturali molesto musicali. E chi è sta pianta? Allora, qui si chiama Talavello, in certe regioni chiamano Taravuccio di noi. Allora, questa pianta ha una piccola storietta, perché si dice che infatti è una pianta mortale, perché si diceva che i mazzeri si battiano con la zoetta, perché c'erano le battaglie di mazzeri che si chiamano le mandraghe e si battiano con questa pianta qui. Allora, come si chiama sul luogo qui? Sul luogo qui, beh, un piano, tutto il luogo qui si chiama I Castedà e il luogo che noi siamo qua si chiama a Punta di I Castedà, il luogo più alto. E per chi, mi pare che è un luogo di giochi per rapporto ai vraschi e tutto? Sì, i giochi qui stanno bene perché c'è Massimagna, c'è Amaciavasse e poni magna, poni, c'è un po' di tutto, ci sono muti, lecce, arbitri, scopa e anche un po' l'arba, fa che i giochi stavano i vecchi. D'accordo. E chi puoi spiegare non questa pianta? Beh, questa pianta qui si chiama Upatedo, è una pianta che beh, si serviva per invelenare, per impatedare i fiumi, per piare i pesci. Piavano a radica e appistavano a pezzatedi e dopo lampavano in fiume per invelenare e per piare i pesci. Così i pesci erano un po' addormentati e i pulivano e pigliavano. Il patedo si chiama. Allora, sentiamo questa pianta. Chi è? Questa pianta qui si chiama il piombino. È da famiglia da lavanda
e voilà, faccio un fiore un poco lungo, un poco rosso. E voilà, è una pianta che se ne serve massi per fare l'olio essenziale. E l'api, l'api viene volentieri a Nantes per fare un miele, è una pianta mellifera. Allora, questa si chiama l'arba santa, in francese è l'Achillée de Ligurie, è una pianta che si ne serve per fare i vritedi, e sente buone. Questa qua, di nuova sorte? Allora, qui sul luogo qui si chiama l'occhio del corvo, è una sorgente, una vera sorgente che sorte da un scoglio, e l'acqua viene, sorte appena più in su e invece l'hanno ragnata, hanno zuccato la pietra qui per fare una vasca, per far via l'animale. Voilà. Tene, si dipende di stagione, tene un mese di giugno, certe volte un mese di luglio, ma voilà, e dopo che viene, quando è più piove, a 20 settembre o piuttosto un mese lo trovo. Voilà. Questa bagnarola qui a chi serve? E beh, qui no, abbiamo ragnati per far via i vacchi, per recuperare l'acqua e per far via i vacchi e l'animale. Qui a Scopa conosco, ma perché ci sono due differenti? Allora, ce ne sono due differenti, qui si chiamano a Scopa. E qui se è una scopa di Roma, chiamano a scopa femminina e se ne serve piuttosto per fare i spazzoli. Voilà. E si trova, qui si trova un po' dappertutto e a femminina si trova nei luoghi in cui c'è l'acqua. D'accordo. Allora, Francesco, come si chiama questo luogo? Sul luogo qui, sul monte, si chiama Monte Maio. Voilà. E si trova sempre in un piano di Gassedà. E un Monte Maio è un scoglio tutto unito. E qui chi è questo luogo? Beh, questo luogo qui, su Castagneta, a mezzo di due dicette, si chiama Acialaja. È un castagneto che è vicino al paese. E... Allora, a parte, come si fa che a Monte là e c'è... C'è un coso bianco? Allora, sul luogo si chiama Atoja. E c'è su coso bianco a Nantes perché questi stati sono venuti e hanno fatto ricerche e hanno zappato, hanno cercato e hanno trovato che era un luogo che è stato occupato dopo un neolitico e ancora più tardi e dopo c'è stato anche una torre, un castello, si vede ancora tutti i pezzi, tutto il pitraio. E c'è stato un castello e noi ci avevamo la torre. D'accordo. Oh, Francesco, mi puoi dire i luoghi in giro a Ciaraggio? Allora, qui a dritto c'è un luogo che si chiama Vetta Cavado. Dopo continuiamo un po' più in giù a Mesilecce si chiama Ninaticcioli, c'è anche una sorgente. Dopo un po' più basso c'è l'Occhio del Pruno. E dopo c'è tutta la Sarre, la montagna, anche tutti i monti. Come si chiama i luoghi sopra il paese? Allora, sopra il paese c'è la Sarre, che è mezza cutoli, Ocana e Toda, e c'è San Petruecchio, a dritta, dopo c'è la Bocca di Cataledi, l'Alcudena. E poi in tua, due o tre monti? E dopo un po' verso la banca c'è di nuovo Urinoso, dopo c'è, qui c'è il Pinzo, un po' più lontano c'è sopra i Pele, c'è la Valconaglia. E qua là, verso la banca, come si chiamano i monti? Verso la banca e dopo passiamo piuttosto in una montagna Piraccia e ci sono tutti i monti, c'è a Vinuseda, Urate, a Valconaglia, la Giudia detto. Oh, Francesco, come si scorporta il paese? Allora, qui il paese c'è Corticchiato che sotto e Cutoli che sopra e c'è Aiesa in mezzo. E il paese in faccia, come si chiama? Il paese Guandà è il paese di Pere. E come in ogni regione c'è sempre stato tipo
là nell'anni una certa rivalità con i Piraci e i Cutolesi. Alors avant c'est là, ils m'ont mis un castagnette qui s'appelle un tirage. Tu peux dire, voir si les deux castagnettes qui ferment et comment ils s'appellent. Qui sont pour pays où s'appelle Gualdo et le castagnette qui s'y vede ou qui est pulito qui sont pour son paese si chiama Alignan e da lì tu già costa in uso più di una dura due giocava a spirenza di altura e a vita stranata e a grana maestosa e a somma già esposa dunque se vi andate a Gassidà allora già mi ancucci ci faccio piacere di riceverci in uso à Tilubi, donc au mérite des gouttes de Gourtitiat, donc aux gens. Tout au domicile prime, qui est? Et au domicile prime, 45 ans et pas, et au Bancala. Donc vous avez participé par ce Bancala? Et je suis toujours passionné de legno, de immobili, de tout ce qui concernait le travail de legno. E dunque, quando ho capito e mi memoria, facendo le nostre storie in Nizza, perché prima non c'era mica università qui, e dunque siamo rientrati in paese e mi sono messa a lavorare. Come ti è venuta a te questa voglia di vai volte, di... Dopo il coltello è venuto da dietro, e prima ha donato 20 anni, ha aiutato il Bancalà, dunque io facevo mica troppo porte e balcone, facevo piuttosto i mobili, andando a comando, allora, mobili corsi, e da noi mobili adattati alle condizioni d'oggi, di vita. E ha già campato così, ha già arrivato a mia famiglia così, tipo 76 fino al 95, 95-96. Dunque la fara ha durato a poco presso 20 anni. E poi, come è tornato, ci sono stati molti dati che mi hanno domandato di fare i manichi in legno, di soccoltere, mi hanno detto per noi è complicato, se tu ci puoi aiutare, e io vi ho detto, io ti riesco a fare in via, per me non è nulla, in proporzione a ciò che facevo, i mobili che assai complicati, se fare in via non è nulla. Dunque, io ho principiato con un poco di bus, un poco di oliva, da mandorla e di zizzolo e ho principiato a fare i manichi. Dunque l'ho inviato col tedaggio che mi avevano mandato e tutto si è passato bene e dopo da un manico si mi è unta a Viamma, mi violo, si è interessato a sapere qui, soprattutto il lavoro di l'acciaio. Ha principiato a lavorare, dunque, come di lavorare in stazionario, dunque, qui t'avete a stazione accanto, e ha principiato a fare i viami. E poi dopo ci siamo messi tutti e due e abbiamo abbandonato progressivamente un mestiere di bancalaro e ci siamo messi a fare i viami. Okay. Allora, bon, assez intéressante, ti propongo, perché sono assai curiosi, di visitare appena la telo e tutto ciò che è in giro al tuo mistero. Andiamo. Io. Tu poi l'animale che conosci? Sì. L'avete? No, non avete più, allora. Sì. Capri. Sì, l'avete? Sì. Bon. So, chi sotto sono? Corti? Sì. Dunque, so appelliamo lungo. Sì.
Le cappella morrasino come, come l'alpina. Eh? Dunque, all'isto i cuori c'è l'osso e dopo c'è questa materia qui che è come la materia di lune. C'è della cheratina. Dunque, questa materia qui si può a caldo formare. Dunque, si scalda a 120-130 gradi, dopo si caccia da un luogo che è scaldato, può scaldare in acqua, può scaldare in olio, prima i pastori e scaldiamoli così, prendiamo una pinza e facciamo un letto di braccia. Letto di braccia, sapete ciò che è la braccia? La brezza. Dunque letto di braccia, o se no mettini sopra la cenere calda. E quando il cuoco piegava, cominciava a piegare, quando c'era due pietre così, mettono una pietra grossa a Nantes per indrizzare i cuori. Hai capito? Dunque qui sono una parte che la gente non sa nemica. E comunque impressionante, perché quando mi trovo in chi pressi, chi sono qua, chi sono pressi di parecchie donne, anche un peso che è forte, ad esempio qui su qui, o anche un cuore di becco, può rindrezzare. Non mi capita per il legno. Il legno è obbligato a formare. E allora, dunque, quanti tempi per fare un cutego, allora? Allora, prima che in Corsica si dice c'è un masce a vema. Un cutego è un cutego dritto, quindi con piega mica. E a cutego di stacca, admettiamo, quindi che piega femmina. Dunque, un cutego a cutego. Questa è una parte, è una ricchezza. Dunque, è meglio parlare. C'è mica capoeira in corso. Dunque, e se tu principi a fare una cultura, a dimettimi un lune, non è mica sicuro che io o Henry abbia compito. Tu ne faccio che uno. Allora, come si trova? Beh, viene un momento che si taglia un legno. Dunque, d'inverno e a luna. Ben un momento che si forma i cuori. E quando tu formi una cuore, non è mica da scaldare l'olio per farne una. Ne faccio parecchi. Pa, il lavoro del legno è lo stesso. Quando tu lavi un manico, non lavi parecchi. Dunque, ad cercare di vincere un poco di tempo, e a questo momento qui, una cultura, lavorando così, i fiamme e le stesse, andava 5 sei, ad stazionare a fiamme accanto ad altre fiamme, dunque ad cercare di fare in maniera a ammortire il tempo che tu passi. E tanto, tu calcoli così, ciò per fare una cultura semplice, un giorno e mezzo. D'accordo, grazie. Se è una fiamma sfogliettata, dunque si dice Damas, l'avete visto in suo film qui, per fare una fiamma così di su un livello di qualità, perché a può fare all'accordo. Ma se tu faccio un bello lavoro rispettoso di un prodotto che tu facci e di un cliente che tu tagli, alla passata per fare una fiamma, solamente una fiamma, una quindicina d'ore. Perché pieghi, l'avete visto, stinzi, pieghi di no, stinzi, e ad avere non una fiamma così, o ad avere un pezzo d'acciaio solido, è un acciaio sfogliettato. Un martello, martedoni,
e la chiudono. Dunque, e poi può essere noi aiutato perché prima di stazione lavoravamo a parecchi. Lavoravamo in a tre perché quando riscaldavano o vago l'acciaio mettevano un certo tempo e dopo quando tu lo cacci ci abbattono subito. E ne sono due a tre. E qui è un, diciamo, presidente, no, un camorcato, e un martidone. Dunque questo qui è come se succede tre persone. Quanti anni, vedi? Questo qui? Sì. Una certa età. È antico. Assai importanti. E dunque si scalda e dopo si presa. E dopo si lampa d'acqua che il cuoco dilessa un po'. In corso come si arriva un uomo? Qui sarà un, come si dice? Premio. No, come un torchio. Ah. Si dice torchio. Ah, una torchia. Un torchio, una torchia. Solo come si chiama allora? Allora, qui siamo incorteggiato, un pugliolo si chiama la Giola e qui a me casa saliva a stazione, che era dunque un nome a dice bene, un luogo che Cartesia lavorava a uvare l'acciaio ed a me arci messiavo che era stazionario. E allo stesso tempo, durante gli anni, è stato mero di un paese. Mulattiero d'aria piana, si levai dalla montagna, in un segreto di bianchina, ritroverà la sua famiglia, un sitieto ha disperato, cercando la sua memoria, e un sapere. Una cudetta, una ciuga gulata, forse sia una gulata, non mica tante ciughe, ma forse una gulata, una ciuga gulata. Ah, non è mica che un uomo di un luogo, si può dire, in la vita di tutti gli potremmo dire, c'è, come si fa, c'è Pagliugna, il defensore Mathieu che ti dice su stamani, c'è una piccola cudetta, la lufretta è saparuda. Vero. Dunque, a cudetta, e dunque qui c'è, da retto c'è Ualdo. Allora, conosci tu Ualdo? Chi insegna Ualdo? Noi mi ci capiamo. De la lingua co. È un bosco, no? È un bosco, Ualdo. Sì. In particolare, un bosco di lecce. Sì. Allora, qui, avevi tu la foresta, avevi tu il bosco? Da retto. Allora, ciò che è interessante in dei nomi di Rocchi è che de volte un uomo ad essere arato 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa, 1000 anni fa, 2000 anni fa, e dunque agenti, i paesani hanno avuto un nome, tac, si chiama così, i secoli hanno passato, la tradizione a bocca da lì si chiama Ualdo, pur se 500 anni dopo non c'è più che foresta. Donc, c'est intéressant, ripeto, en coupant à conoscenza di la storia di un luogo qui, di sicuro, forse un'epoca ci sarà stato una foresta. Donc, una parola intéressante. Voi dite bosco, foresta, chi sono i paroli che avete fatto? Quando devo parlare? Foresta. Mi si capisce? Bosco. Allora. Non ti avvaldo, interessante. Da dove viene la lingua corsa? Sapete voi chi ha le origini? Il latino popolare. Vieni da un latino popolare, yeah, benissimo. Dunque, ci sono massi parodi latini, dobbiamo avere la maggior parte anche di visto, sono parodi che vengono da un latino. Ma qui è una testazione interessante, perché viene da una parola che si dice una parola germanica. Sapete dove è? E a quanto a Avrancia? E a quanto a Avrancia? E a mezzo tra Avrancia?
Bon. Alors, quand j'étais un peu pour les germaniques, j'ai vu la télé d'Astérix. Et quoi, tu as parlé un peu pour les germaniques d'Astérix. Genre les Visigoths, les Ostrogoths. Le Tintasimintois, qui ici. Les Longobards. Donc, ce sont tous un peu pour les germaniques, hein, de l'Uche, la Limagne. Voilà. Et Chanara, alors, par qui? C'è una raparù di affetti che sono ieri che hanno fatto cascare l'impero romano. Eh? E a poco si è installato in parecchi rudioni di l'anziano impero. E c'è una raparù di pochi di parudi. Ce ne massi in dei colori, come dite, un colore come gli scarpe di... Non ce ne dica. Non dica stagione. Un cudetto di Monsieur Chiapini, il colore è dei. Oh, non, mica qui l'ouvre la vista. Ma c'è un tabarro là, per dire. Che dice per germano. Quando mi va tipo a stricciare, c'è un monte che si chiama così. Un monte? Un monte? C'è ça, così, ecco. Au Montignedo. Nello au Montignedo de latino. Una vecchia parodia e c'è sempre, c'è anche una forza di conoscenza di gente che si chiamano Niedu, un corso che spesso si chiamano Niedu. C'è anche un antigamio, passo il gamio c'è scritto Niedu. Donc sono i sardi hanno mantenuto questa parodia Niedu e noi siamo passati a Valia Nero. Donc vedete che i nomi di Rocchi o Monte Niel? Niel, oui, vedete che i nomi di Rocchi mantengono le forme poco più vecchie, eh, di certe parodie più vecchie. E Pavaldo da essa, on a dedicato il latino, a da essa, o germanico, anche a Wali, in tedesco, in alemano, si dice Wald, a di Avurist. Donc questa è una testimonianza di una parodia che è stata una parodia nuova o medievo. E come un poco a Wali, a principio a facca o telefono, e pianamente, beh, voi come ti chiamate il telefono in corso? Telefonino. O telefonino, pianamente, beh, hein? Donc ci sono parodi che so, che vengono da lingue straniere che entrano nella lingua e hanno essa in una certa maniera vissuti di corso. Chi è questo individuo? Allora, a chi si assomiglia? Una liege. Si assomiglia a una liege. Ma da una liege, chi lo è? La liege di San Martino è qua? Una croce. C'è una croce. Una croce. E qui è lì la croce? No. C'è lì la croce. Ma come è fatto? Come è la porta? Se parla la porta, che c'è? Le morite a non se morisse a lontano. Una volta. C'è una volta, e? Allora, come è? È ricca? Sa liege, fin su battimento, si divide, come è? O abbastanza come è? Non c'è nulla. È importante. Un amico, una liege, è un tempio. È un tempio protestante. Le storie di una scuola, forse un collegio. Allora, quali sono i protestanti? Sono i religiosi che non vogliono mica la submissione a un papa e che vogliono valutare le scienze par rapport a femmine. Vogliono più le scienze che i cristiani. Allora. Ne ti visto parecchi in Corsica, occhi così, fate così, un tempio. Ce n'è diante di l'Alta Rocca? Yeah. Qui. C'è più l'Alta Rocca? Un po'. Di chi paese? Beh, il campo accanto a Talor. Campetta accanto a Talor, come si chiama lui? Olmic. Olmic. E io uso Bulizzozzi, il mio babbo. Ah, io conto. È un lugaccio. Conosci tu Reto di Zozzi? Sì. Allora, contateci ho detto di Zozzi e dopo... Ah, ho detto. Zozza di mala fortuna, di inverno, mai soli, di stati, mai luna, perché è lombarcia. Dunque, voltiamo al tempio. In Delta Rocca, appunto, c'è un paese, si chiama Udè. Conosci tu il paese, la Udè? Sì. Ebbene, in Udè, di noi, c'è un tempio protestante. Dunque, culturi a Udè, sono i soli paesi di Corsica, aveva un tempio protestante. Donc, on est mis qu'à vécu, tu vois, t'as une grosse 150 ans.
E ciò che è interessante è che, ben inteso, è legato a religioni, ma era di noi un contrapotere politico. Quando è stato fatto questo tempio? È stato fatto a principio del secolo passato, 1900 e qualcosa. Allora, perché era importante per voi di cuda qui in cuto, di pa sapere di più a nanta salvezza di nomi e come chi è il vostro intimo a nanta ho fatto da imparare questi nomi di luoghi? Beh, già è pas mica che di Zipirdis, ma sì, tutti i nomi di luoghi. Immagino a Ebe perché mi scontrato a pareil que tu transmettes des appels, que tu n'as pas tout ici nom, pareil si tu as une cousine, et voilà. Et d'ascola à ouvrir, et tu es une asphalte, ça compte donc les descendants tout d'arène ou non? Ben on va tout descendant tout d'arène nous permet de vivre de l'eau qui est plus haut de connaître un homme. Bon et moi tu m'as dit ça au jour professeur. Bastiano, tu il tuo sguardo di professore non ti sigla ogni qui che si promuove, che si faccia di nomi di luoghi con comunque una curiosità, che ne pensi? Allora, io penso che, in tutta maniera, ogni impegno che è fatto da gioventù, penso che è qualcosa da mentua e da verità. Qui sono stati qui saiornati in questo bello paese di Guttuli, e hanno potuto toccare l'udito veramente ciò che è la toponimia e giustamente stuvato giustamente su scuola la toponimia ci ha permesso di noi a un altro livello più umano di pure scontrare gente che ci hanno fatto piacere e di noi che ci hanno dato una parte di uso sapere a nanta isologhi. Dunque penso che sia stato un momento bello e importante. E se non possiamo fare tanti altri così sarà con piacere. No, in tutti casi, ecco, e ringraziamo molto in tutti i casi i scolari di Ulicio Letizia e di Messo Ciappini di averci contattato per poter andare su film e tubi e dunque vi ringraziamo assai assai. La verità, un amor si canterà.